per la musica, il nostro reporter del rock, Red Ronnie, con il suo taccuino Pinky. E dalla musica lirica passiamo alla musica rock. Penso che moderni. Mamma mia, come sei vestito di nero. Chissà cosa farà Red Ronnie oggi. Oggi sono cattivo. Ah, cattivo? Sì. Ti sei messo l'occhiale scuro anche per... No, l'occhiale scuro serve a proteggersi, sì. Vediamo. Dalle tue... Oggi a Pinky ci sarà Vasco Rossi. Sì. E Vasco, fra l'altro, aveva, per dirti come funzionano le cose, ma non soltanto alcune parti di giornalismo, gli avevano chiesto di scrivere che cosa faceva lui nella vita, che cosa avrebbe fatto. Lui ha fatto questa cosa qui, tutta scritta da lui, me la fece anche leggere. Poi gli è stata pubblicata tutta cambiata nel giornale con la sua firma e lui ha querelato questo settimanale. E invece in un altro settimanale leggo scritto... sempre di lui, ma lui viene preso ad esempio perché ha fatto un disco molto bello che si chiama C'è chi dice no, quindi è la reazione contro tutto questo genere di cose. Vorrei che tu mi spiegassi queste parole. C'è chi dice no mostra piuttosto tentazioni di antiprivato, allontanando vecchie voluttà sadiane, liofilizzato nell'aforisma. Il vizio diverte, la virtù stanca, sempre ben presenti nella produzione discografica dei tempi passati e spericolati. Ma gli scenari cambiano, l'Italia si dispiega, se ieri Rocchettaro Vasco normalizzò erga omnes, i freaks dissennati tra ideali e ideologie nella demenza quotidiana, con un microcosmo di canzoni sbullonate in tinta neoprivata e post-primitiva, adesso il campione di Zocca di Modena canta l'inno provinciale popolare dell'antiriflusso canzone slow. Bravo! C'è chi dice no. Queste cose non servono assolutamente a niente. Stiamo vivendo in una società dove veramente c'è bisogno di reazione. Dove ma tu hai letto la firma di questo? È un ragazzo trasgressivo, no, che si diverte sempre a colpire, perché se non colpisce non è contento. Qualche volta gli riesce bene, qualche volta magari non è questo, gli riesce è il fare cose gratuite. Cioè, una persona quando ha in mano una pagina di un settimanale molto popolare che vende tantissimo, ha una responsabilità oltre che voler fare cose sue. E allora, sia che pubblichi una cosa scritta da Vasco Rossi cambiandola totalmente, sia che scriva delle cose, o quando c'è noi abbiamo la televisione, tu molto di più, io nel mio piccolo spazio, bisogna cercare, secondo me, di uscire dalla cosa gratuita, bisogna dare qualcosa. Viviamo in un'era dove veramente tutto sta andando giù. Allora Vasco è molto bello in questo programma, perché dice, allora c'è un attimo chi dice no, e chi dice questo mondo deve cambiare, io sono qui, io non mi muovo, però deve cambiare qualcosa attorno a noi. E difatti è ora di finire, ad esempio, di essere soltanto fans fini a se stessi. Oggi i fans vengono industrializzati, ci saranno tanti concorsi per andare a vedere Duran Duran o gli Spandau Ballet quando verranno in Italia. Volevo dirti questo, sì. Non conosco Vasco Rossi personalmente, sono molto curiosa come persona di potergli fare un'intervista, di poterlo incontrare e parlare con lui. Perché secondo te è tanto difficile averlo in un programma televisivo, a parte il fatto che lui possa cantare una canzone? Perché? Che tipo è? È un tipo che non si fida, che tutte le volte si apre e viene fregato, come in questo caso, allora si chiude di nuovo. È un tipo che è arrivato al successo senza aver bisogno di giornali. Siamo molto simili in questo io e lui. E quindi di conseguenza rifiuta questa marchetta, fra virgolette, del rapporto con il giornalista, con quello che tu sei famoso, devi fare l'intervista, eccetera. Lui ha un rapporto col pubblico. Io non userei questa parola, perché anche il giornale è importante perché divulghi un tuo pensiero. Secondo me i giornalisti servono in questo senso. Ovviamente uno si può arrabbiare se trova su un giornale qualcosa che non riguarda assolutamente quello che ha detto, figurati, ne sappiamo qualcosa tutti quanti, sì, senza fare riferimenti. Ma voglio dire, ma vedi, il giornalista... mi piacerebbe molto che Vasco Rossi, come personalità e come persona, ogni tanto, in una persona in cui crede o che gli ispira fiducia, fosse presente, perché così con le sue parole può spiegare chi ma è. Ma difatti io e lui, perché io lavoro molto bene con Vasco, per lui si apre con me, io ho sempre la telecamera aperta, tanto lui sa che posso filmare tutto e poi dopo non sono alla ricerca dello scoop. Cioè il giornalista, e riguarda tutto il mondo del giornalismo, deve essere umile. Quando io apro una telecamera io sono umile, io devo dare un servizio, devo fare la domanda che in quel momento vorrebbe essere fatta, c'è l'umiltà. E quando il giornalista vuol fare la star, quando vuole prevaricare, è come se viene un grande artista e tu vuoi far vedere che tu sei più brava di lui. No, tu in quel momento devi essere lui, devi intervistarlo, devi dare un servizio al pubblico. Cosa c'è di altro in Pinky? Vasco Rossi. Ok. Meno 5 a Pinky, però parte con Jessica, quindi... Ah, lei c'è sempre, meno male. Lei sì, c'è tre volte oggi. L'innocenza, quindi. Stupenda. Vediamolo. Bianco. Senta, sono Vasco Rossi, di che colore gli ha gli occhi? Azzurri. Molto bene. Allora, adesso lei su che programma si fa vedere? Su Rai 1. Molto bene, dove ci siamo anche noi.